Nuovo in studio in diretta a ore 12 per parlare di un argomento che in queste ultime ore sta prendendo molto molto piede, anche perché siamo meno male un po' tutti coinvolti, no? Come sapete, mangiare carne lavorata e conservata come salami, würstel o prosciutto sarebbe causa di cancro. Leggermente meno pericolosa la carne rossa non processata, che è stata classificata come probabilmente cancerogena dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organismo specializzato dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Insomma, c'è questo allarme che è partito, è stato anche percepito forse in maniera non completamente corretta, anzi forse in qualche caso qualche commentatore si è fatto prendere un po' la mano dicendo mangiare carne fa venire il cancro. Ecco, allora noi per tentare di ristabilire un po' i punti a qualche punto fermo abbiamo invitato il dottor Rodolfo Passalacqua, che è il direttore del Dipartimento Oncologia e Unità Operativa Oncologia dell'ospedale di Cremona. Dottor Passalacqua, buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, questo allarme è fondato? Beh, questa non è una novità, nel senso che quello che ti stupisce perché adesso viene dato così tanto sì, clamore a una notizia di questo genere, quando gli studi che dimostrano un'associazione fra il consumo di certi cibi e un aumento dell'incidenza dei tumori risale ad almeno 7-8 anni fa. C'è stato un grosso studio europeo chiamato EPIC, a cui hanno partecipato più di 500.000 persone, partito negli anni 90 in molte nazioni europee, fra cui l'Italia. In questo studio hanno valutato l'associazione fra le abitudini alimentari, il peso, l'attività fisica e l'insorgenza di tumori. Da questo studio si è visto in effetti che un aumentato consumo di carne e di alcuni tipi di carne in particolare, insieme a una inattività fisica, una ridotta attività fisica o un aumentato peso corporeo, quindi un aumento del body mass index cosiddetto, è associato a un aumentato rischio di tumore. Quindi questo lo si sa già da un po' di tempo. L'IARC, che è l'Associazione Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che sede a Lione ed è un organo, come ha detto lei, dell'OMS, adesso ha deciso di includere alcuni tipi di carne, le carni lavorate, nella categoria cosiddetta 1, quindi cancerogena. Però, ripeto, non è una novità questa, perché nella categoria 1 ci sono le carni salate, le carni processate, le carni affumicate. Viceversa, discorso diverso per le carni non trattate, che sono state inserite nella categoria probabilmente cancerogene, le carni rosse. Ecco. Il tutto ci riporta quindi al fatto che dobbiamo avere comunque un senso della misura nel momento in cui ci alimentiamo, e dobbiamo sapere che certi alimenti sicuramente, con certi alimenti non bisogna esagerare. Un po' questo è il messaggio che dovrebbe passare. Esatto, e soprattutto controbilanciare l'assunzione di questi alimenti che tutti mangiamo, perché fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione, sono alimenti anche ad alcuni piacciono molto, controbilanciarli con un'assunzione adeguata di sostanze di origine vegetale che contengono degli antiossidanti. Facciamo subito chiarezza: meno se ne mangiano di prodotti, diciamo, salati, insaccati, affumicati, e meglio è. Però non vuol dire non mangiarne per niente, perché, ripeto, associando una dieta adeguata, un'adeguata attività fisica e mangiandoli raramente, questi rischi sono veramente molto molto bassi. E guardi, come resistere a una fetta di salame così, insomma. Forse fa peggio tentare di opporsi a una fetta di salame ogni tanto che non mangiarne, non lo so. C'è poi anche un risvolto psicologico, psicofisico, chi lo sa? Beh, quello è ancora più... altri suoi colleghi. Sì, insomma. È ancora più difficile da studiare. C'è da dire anche una cosa: questo tipo di studi sono studi epidemiologici, in cui non c'è una dimostrazione sicura, chiara e incontrovertibile. Immagini come se le chiedessero a lei quante volte ha mangiato la carne negli ultimi 6 mesi. È quasi impossibile rispondere a una cosa così. Quindi sono delle stime. Queste stime dicono che questo tipo di cibi è responsabile di un aumento del rischio di ammalare di tumore, un aumento del rischio dell'ordine del 10, 15, 20%. Questo rischio può essere controbilanciato, per esempio, facendo attività fisica, mantenendo un adeguato peso corporeo, mangiando contemporaneamente molte sostanze che contengono antiossidanti, frutta, verdura, dieta mediterranea, caffè. Beh, insomma, è un bel patto che si potrebbe fare, no? Tipo, concedetevi ogni tanto qualche salume, però
solo se fate attività fisica. Esatto. Potrebbe essere... E se il resto della dieta è conforme a queste cose qua. Certo, certo, indubbiamente. Tra l'altro, se non sbaglio, la ricerca parla di 50 grammi al giorno di insaccato di carne lavorata, che insomma, tutto sommato, sì, non è... è una quantità notevole, una perché quantità notevole, esatto. Uno può mangiare un insaccato magari un paio di volte alla settimana, però insomma. Esatto, c'è da dire però che dalle nostre parti, io risiedo a Parma e anche a Parma è così, esatto. Molte famiglie sono abituate a mangiare i salumi tutti i giorni, quello non va bene, certo. Bisogna proprio dire. Questo è una proprio, è chiaro, questo non è mangiate chiaro. Salumi non tutti mangiare i giorni. Salumi. E poi cercare di introdurre meno sale. Il sale di per sé, proprio il cloruro di sodio, il sale da cucina, è un cancerogeno, si stima che sia responsabile dal 2 al 5% di tutti i tumori, i cibi salati, quindi tutti i cibi sotto sale fanno male, tra virgolette. Sono dei mancamenti qui in studio di fronte a questi dati. Purtroppo è così. Bisogna dirlo. E quindi queste cose qua vanno un po' tenute a bada e controbilanciate. Indubbiamente. Bisogna tener conto che comunque la dieta mediterranea e comunque al di là poi di particolari zone come può essere quella di Parma o di Cremona, comunque è una dieta piuttosto bilanciata da questo punto di vista. E d'altra parte probabilmente la ricerca è anche influenzata da abitudini alimentari che in altri paesi sono decisamente diverse dalle nostre. Voglio dire, cominciare la giornata con un insaccato affumicato e fritto come può essere il bacon, insomma, decisamente non va bene. No, non è il massimo. Per fortuna noi questa abitudine non ce l'abbiamo, quindi da questo punto di vista siamo avvantaggiati. Leggevo di questa classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che effettivamente fa particolarmente riflettere, perché queste carni lavorate sono state appunto, come diceva il dottor Passalacqua, inserite nel gruppo 1, quello considerato cancerogeno, insieme a raggi X, benzene e fumo. Quindi insomma, diciamo, è in buona compagnia. Sì. Non vuol dire che hanno lo stesso potenziale cancerogeno, intendiamoci. Sono nel gruppo 1 perché la loro potenzialità cancerogena è dimostrata. La carne affumicata o l'affumicatura in genere apporta delle sostanze che sono cancerogene, quindi non potevano non inserirlo in quel gruppo, ecco. È ovvio. Poi c'è nel gruppo 2A dove è stata inserita la carne in generale di derivazione bovina e quello lì probabilmente... e quindi su un livello inferiore in cui le evidenze non sono così stringenti. Insomma, questo è un argomento che ha fatto molto discutere, anche perché si ricorda che ci sono 180.000 lavoratori in Italia che ruotano attorno a questo settore, che viene considerato un settore particolarmente importante per il Made in Italy, un settore che vale 32 miliardi di euro, un quinto dell'intero settore agroalimentare italiano. E quindi insomma sicuramente nel momento in cui il settore va così a dover assorbire questo tipo di notizie può creare preoccupazione, anche se poi qualcuno ricorda che in realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità in un recente passato ha lanciato allarmi che poi il più delle volte si sono rivelati infondati. Non voglio dire che sia ovviamente così in questo caso, però la famosa aviaria e altri tipi di allarmi poi insomma hanno causato sì quelli tanti danni, perché sono costati milioni, in qualche caso miliardi di dollari. O sbaglio, dottore? Sì, esatto, no, ha ragione. Quindi quello che è importante dal mio punto di vista è la completezza dell'informazione. Certo. Che non si pensi che l'aumento di incidenza che abbiamo a Cremona sia legato agli insaccati, ai salumi. Questi incideranno, ma per una minima parte. Ci sono altri fattori ambientali, l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento delle acque, che giocano un ruolo importantissimo in questo aumento di incidenza dei tumori che abbiamo noi complessivamente in questa zona. Ecco, questo dato relativo a Cremona è emerso proprio nei giorni scorsi in occasione della quinta giornata italiana della statistica e della seconda giornata mondiale della statistica appunto a livello mondiale, perché la provincia ha, insieme all'Istat, ha elaborato una serie di dati, tra questi ci sono anche quelli legati alla presenza dei tumori. La mortalità per tumore nella popolazione cremonese tra 20 e 64 anni è particolarmente preoccupante. I decessi per tumore sono più elevati della media lombarda e di quella nazionale, si assestano intorno alle 9,8 persone ogni 10.000 abitanti. Sì, il tumore purtroppo, lo dimentichiamo spesso, è mai la principale causa di morte nella fascia di età che va dai 40 ai 60 anni, prima ancora delle malattie cardiovascolari. Nelle altre fasce, le persone più anziane, sono le malattie cardiovascolari a farla da padrone. Nella nostra zona, dicevo, noi l'abbiamo dimostrato
mettendo un registro specifico di mortalità e di incidenza sui tumori dello stomaco, esistono delle zone particolarmente a rischio, le cui cause non sono ancora note, però abbiamo notato che ci sono alcune zone del Cremonese che hanno una particolare prevalenza di tumori. Probabilmente esistono dei fattori ambientali locali lì che possono essere, immagino, dei cancerogeni trasportati dalle acque o delle particolari situazioni ambientali che favoriscono questo tipo di malattie. Quindi sono necessari ulteriori studi. C'è da dire però che la mortalità per tumore complessivamente sta calando anche a Cremona. Certo. E per alcuni tumori di più, per altri di meno, però è in calo. E così come è in calo anche l'incidenza di molti tumori. Ecco, ma il registro tumori è uno strumento utile per analizzare il territorio? Sì, indispensabile. Indispensabile. È presente a Cremona? È presente a Cremona, è gestito dall'ASL. I dati si riferiscono a un quinquennio precedente. Mentre noi abbiamo fatto un registro specializzato solo per il tumore allo stomaco, che a Cremona è un tumore particolarmente frequente rispetto al panorama nazionale. Il registro tumori permette di tenere sotto controllo il fenomeno, vedere se ci sono delle differenze fra una zona e l'altra dell'ambito provinciale in funzione di specifiche situazioni locali, non so, fabbriche piuttosto che attività agricole o altre attività umane. Vogliamo chiudere dando un'occhiata a quanto ha scritto ieri Umberto Veronesi su Repubblica, conosciutissimo già ministro della Salute, direttore direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Ecco, però lui giustamente dice che non è una vittoria dei vegetariani sui carnivori, assolutamente no. Segna una vittoria della scienza sulla malattia e non dei vegetariani sui carnivori. Non sarà infatti con la sognata pillola antitumore che risolveremo il problema del cancro sul pianeta, ma identificando una a una le cause di ogni tumore per eliminarle, ricondurlo a un fenomeno umano che ha un inizio, cioè una causa, uno sviluppo e quindi anche una fine, cioè la guarigione, è fondamentale per tutti, malati, familiari, medici. Sì, condivisibile, assolutamente condivisibile. I progressi sono notevoli in questo campo, come probabilmente tutti hanno sentito e hanno potuto vedere, le nostre terapie stanno continuamente cambiando, non curiamo più i tumori come li curavamo 5 anni fa, per alcuni tumori la terapia è completamente cambiata, siamo davanti a una nuova rivoluzione che è l'introduzione dei farmaci immunoterapici in quasi tutti i tumori, quindi risvegliare la nostra immunità contro il tumore probabilmente è uno degli elementi vincenti dei prossimi anni in questa lotta. Rodolfo Passalacqua, direttore del Dipartimento Oncologia dell'Ospedale di Cremona, grazie per la sua disponibilità. Grazie a lei, grazie. A tutti.